così gentile, si è prodigato, insomma, come suo solito fare, sempre a nostra disposizione. Ringrazio i signori giornalisti veramente molto attenti, ringrazio pure gli amici che fanno parte del pubblico, che ci onorano, della loro presenza. Vedo tra di loro molti esponenti politici, ma vediamo un attimo noi. L'ottima esposizione del consigliere amico Sergio Danna, per la verità, è stato pure troppo buono nell'esporre il suo pensiero. Quando diceva che il sindaco, le dimissioni del sindaco, guardate, è sotto gli occhi dell'intera città, ma non solo la città di Casole, perché i comuni a nord di Napoli ci stanno seguendo da un pezzo. Il sindaco si dimette e la politica dice che nei 20 giorni previsti per legge debba succedere qualcosa. Non ha intavolato nessuna trattativa, non ci ha neanche salutati. Passano i 20 giorni, puntualmente pareggerà le dimissioni. Io non so se questa è politica o è d'altro. Io, in primo luogo, del mio partito che rappresento, sono onorato di rappresentarlo qua nella città di Casoria, come capogruppo dell'UDC, insieme all'amico mio consigliere Andrea Capanno. Dico questo perché gli altri tre amici che facevano parte dell'UDC, un mese addietro, hanno presentato un documento che sono fuoriusciti dal partito, si sono resi dipendenti, e pare che si chiamano la soglia per Sant'Arpino, no, no, per Arpino, scusatemi. E quindi questo l'UDC, come sapete, è all'opposizione di questo governo cittadino. Chi vi parla è uno di all'opposizione, mise dietro, ho dato una mano a questa pseudo-maggioranza, ho votato la ricapitalizzazione di Casoria Ambiente e grazie a me passò, dopo una settimana si votava il bilancio, ho dato il mio voto a questa amministrazione. Al sindaco Ferrara ho dato la mia fiducia, la mia stima, perché a modo mio pensavo, credevo che il sindaco fosse nominato per buoni propositi per questa città, insieme alla sua presente maggioranza. Dopo mesi, per tutta risposta il sindaco cosa fa? Mette fuori il dottore Carlo Tiziani, vice sindaco di questa città. Ma attenzione, ha messo fuori un uomo che è stato eletto dal popolo. Io lo ribadisco ancora una volta perché già l'ho detto precedentemente in consiglio comunale, ha messo fuori un uomo che è stato votato dal popolo. Io non conosco nessuna città d'Italia, non conosco nessuna amministrazione dove si sia verificato un fatto del genere. Da quel momento, dalla fuoriuscita, dalla cacciata ignobile del vice sindaco Carlo Tiziani, persona onesta e perbene, senza loro togliere ai presenti e agli astanti, dopodiché l'UDC è passato all'opposizione. Con la mano del nostro commissario provinciale, l'onorevole Alfano, documento da lui emanato, riportato dalla stampa e condiviso appieno dalla segreteria nazionale, l'onorevole Cesare.